Salve a tutti Watchy Kebari, bentornati sul The Cartoon Show 3. Scusate tanto per questa attesa. Oggi vi parlo di un anime ed è Detective Conan, una serie animata da regia di Kenji Kodama e sicuramente tantissimi altri. Ed è dal 1996 che va avanti, è in tutto 29/30 stagioni. Allora ragazzi, di che cos'è Detective Conan? Penso che tutti quanti voi lo conoscete perché è strapopolare in tutto il mondo, anche in Italia soprattutto. La storia è di Shinichi Kudo, non mi ricordo bene la pronuncia, scusate, che è un liceale di 17 anni che è un bravissimo detective, è formidabile nel scovare i criminali, nel risolvere i casi, ma una sera, durante una festività, viene attaccato dagli uomini misteriosi e si trova trasformato in un bambino di 6 anni. Sì, un bambino piccolo, però con la intelligenza uguale di quando aveva 17 anni. Quindi adesso Shinichi diventa Conan. Sì. Sicuramente per tutti quanti voi non è una novità ascoltare la trama, tra virgolette, però l'ho detta per quelli che non conoscono l'anime. Ebbene, Conan, che adesso è un bambino, ma lui, visto che è un grande detective, deciderà di far parte, tra virgolette, di un dipartimento di polizia, e qui farà la conoscenza di Kogoro Mori, detto Goro, che è anche lui un detective, e lui è il padre di Ran. Ran era la fidanzata di Shinichi, però visto che adesso Conan è un bambino, lei lo tratta più come una specie di figlioletto quasi. Il problema è che ovviamente Conan è innamorato di lei, ma tantissimo, cioè ogni volta che lei parla sta male, oddio santo, mamma mia. Ma in tutti quanti gli episodi di tutte le stagioni, a un certo punto, in un luogo, proprio dove c'è anche Conan, qualcuno crepa, muore investito, viene ucciso, cade qualcosa contro la vittima, e quindi Detective Conan deciderà di iniziare a scoprire chi è il criminale. E in questo anime Conan, in tutte le puntate, in ogni scena, pensa, riflette un casino, ma tanto. Gli episodi so che durano tipo forse più di 20 minuti, però porca miseria, sono parecchio interessanti. Ogni volta il criminale viene sempre raffigurato come un'ombra scura, e posso essere sincero che è stato un episodio dove l'ombra scura, come ho visto da bambino, mi sembrava così tanto inquietante che, mamma mia ragazzi, la paura che ti metteva. A volte le ombre potevano essere appunto due o tre, addirittura un gruppo di criminali, attenzione. E perciò stava appunto a Conan, a Goro e chiunque della polizia li aiutava per scoprire appunto chi è il vero criminale, che può essere sia un maschio, una femmina, non credo che sia mai stato un animale, oddio. Ok, certo, c'è anche il commissario Juzo Megure, e lui spesso è sempre lì pronto per domandarsi, ok, bisogna capire bene che sta succedendo. Ovviamente molti personaggi, soprattutto gli amici di Conan, per la maggior parte di volte Ran, sono molte volte in pericolo, però Conan, quando sa chi è il colpevole, utilizza il suo orologio e con quello spara a uno dei detective, lo fa sedere su una sedia, lui dietro la sedia inizia a parlare modificando la voce. Ovviamente molte volte la sua vittima preferita è Goro, però qualche volta è capitato che toccava Ran o addirittura una sua amica, quello che è. Il primo che gli passa vicino lo fa, punto e basta. Però ragazzi, adesso voglio parlarvi un pochino di più sui personaggi. In realtà non c'è molto da dire, sono personaggi che aiutano Conan a risolvere i casi, ci sono ovviamente quelli interessanti, quello poco interessanti, però sinceramente gli amici di Conan li ho sempre trovati parecchio secondari. Certo, lo aiutano, però non fanno molto. Sinceramente in parecchi casi sono un po' inutili, tranne una in particolare. Sono lì a fare cose con Conan, sono amici, basta, principalmente. Però adesso, sul serio, io ritengo che Detective Conan sia un anime difficile da guardare, soprattutto per i bambini, anzi è più per ragazzi Detective Conan, perché quando
ricostruiscono la scena dell'omicidio, quando pensano, poi pure la colonna sonora rende tutto più inquietante, più ansiogeno. Detective Conan mette molta ansia, parecchie volte mi sembra più una specie di thriller che un anime. Sì, parecchie volte c'è più azione, però, capito? Spesso Conan deve pensare, deve agire, e in molti casi anch'io da bambino mi ricordo provavo a capire che il criminale, cioè il colpevole, c'era qualcun altro che non mi aspettavo. Fantastico. Ovviamente, dovuto al successo di Detective Conan, sono usciti tantissimi film. Uno di questi, L'undicesimo attaccante, che me lo ricordo molto bene, ma so anche che esiste il film con anche Lupin. Io quello non mi ricordo se l'ho visto, però no, non parlerò di Lupin nel The Cartoon Show 3 perché io non guardo Lupin. So che cos'è, ma non l'ho mai guardato e sinceramente non mi interessa. Ok, va bene, certo. Ma ora, ragazzi, voglio dirvi la mia personale opinione su Detective Conan. Penso che sia uno degli anime che ho più visto di tutti, però seguire tutta la storia della serie è quasi impossibile. Hanno fatto troppi episodi, troppe stagioni, che sul serio in un anno non riesci a guardarli tutti. Ci impieghi tantissimo. Il problema è Detective Conan può risultare molto ripetitivo, perché è da anni che Conan fa, ok, detective, risolve i casi, colpisce Goro, Goro prende tutto quanto il merito, sentiamo la sigla in continuazione già da anni, è sempre la stessa antica cosa. E io sinceramente penso che, ok, va bene, è famoso, va bene, però ormai Detective Conan non è più famosissimo come un tempo ormai, cioè non so quanti di voi lo guardate ancora. E io dico, quando è che Detective Conan ritornerà ad essere normale? Forse è diventato di nuovo Shinichi Shinichi, non lo so, in dei film, in delle puntate speciali? Perché letteralmente guardare tutte quante le puntate di Detective Conan è difficilissimo, è impegnativo, è stancante. Però ragazzi, oltre a questa cosa qui, oltre per il fatto che l'anime dura già da troppi anni, io ritengo che sia interessante. È figo, è bello, mette ansia e mi piace. Questo è tutto per questo video. Ciao alla prossima. Ciao ciao.